La legge che il Signore ha dato a Mosè è rimasta lettera morta per voi. Ma Dio ha pietà dei vostri cuori di pietra. Lettera morta? Noi la rispettiamo, la legge dei nostri padri. Voi credete di osservare la legge, ma lo fate solo per quello che vi conviene. Il Signore vi ha detto di amarlo con tutta la vostra vita e con tutte le vostre forze. Voi non lo amate, ma il Signore vi ama ugualmente e vuole che la sua legge sia scritta dentro di voi, nei vostri cuori, perché siate voi a compierla. Non vi hanno detto che Dio è nostro padre? Rabbi, noi lo sappiamo che Dio è nostro padre e che dobbiamo amarlo. E sappiamo anche che per punirci dei nostri peccati, Dio ci ha condannati ad essere schiavi dei romani. La buona notizia che vi porto è questa. La vostra schiavitù è finita. Cosa stai dicendo? Ma quale schiavitù? Di quale schiavitù parli? La schiavitù del peccato. Dio mantiene la promessa che fece al nostro popolo Israele e si riconcilia con tutti gli uomini. Dio sta venendo a voi. A tutti voi. Anche ai più derelitti. Non gli chiudete la vostra porta. Ha seduto la demonia! Fermatelo! Gesù di Nazareth! È indemoniato! Ascoltate me! No! Non lui! Maiali! No! Dio vi ha condannati! Marcirete nei vostri peccati! Ascoltate me! Non lui! Brucerete con me! Brucio! Brucio! Vieni! Brucio! Maiali! Rabbi, il diavolo se ne possesse, poi lo getta nell'acqua e poi nel fuoco per distruggerlo. Se tu puoi fare qualcosa, abbi pietà. Aiutami ad aver fede. Fermo! Satana! Ti impongo di lasciare costui. Ubbidiscimi. Benedetto il nome del Signore.